abbiamo chiamato. La riduzione dei costi della politica è possibile a partire dalla stessa casta che siede nei diversi gradi delle istituzioni italiane. L'esempio e l'invito giungono dai due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico e Patrizia Manzo, i quali hanno restituito all'amministrazione regionale un bonifico complessivo da 248.000 euro vincolati al fondo per il microcredito da destinare ai giovani. Risorse economiche in eccedenza accantonate in 23 mesi dai consiglieri a Palazzo Moffa attraverso l'Istituto della Rinuncia, una legge regionale molto recente, unica in tutto il panorama nazionale. Da Antonio Federico anche la rinuncia da capogruppo del movimento a 750 euro mensili. Io e la mia collega Patrizia Manzo abbiamo rinunciato in due anni a circa 250.000 euro che abbiamo destinato al microcredito, e dal mese di febbraio di quest'anno la nostra busta paga con l'utilizzo dell'istituto della rinuncia non è più la mia personalmente di 8.200 euro netti, ma 2.670 circa. Questo perché abbiamo deciso di evitare che ci arrivino direttamente, quindi invece di restituire rinunciamo, con la possibilità, come restando la possibilità nei vari bilanci che si susseguiranno negli anni prossimi, di appostare quelle somme risparmiate da me e Patrizia da destinare al microcredito. Noi abbiamo aderito a una legge della Regione Molise, una possibilità che ci dà la legge 10 del 2013, e quindi è una possibilità che tutti gli altri consiglieri possono fare. L'invito più che a ridursi lo stipendio è quel senso di liberazione che si prova nel rinunciare a parte delle proprie indennità, ed è qualcosa che assolutamente consiglio di provare a tutti quanti gli altri miei colleghi. Perché avete scelto di indirizzare queste risorse al microcredito? Facemmo due anni fa un sondaggio in strada e su internet per capire i cittadini quale tipo di destinazione preferissero per queste nostre eccedenze. Mettemmo sul tavolo le borse studio per gli studenti universitari, l'associazionismo, il volontariato e il microcredito. Il microcredito fu quella che ebbe maggior numero di preferenze, e quindi ci siamo orientati su quello strumento, che è lo stesso che viene utilizzato dai parlamentari del movimento in questi giorni, che ha finanziato fino a 10 milioni di euro con le loro rinunce. Una politica fatta per passione, proposte e denunce al servizio della gente, senza sprechi, nel rispetto del patto con gli elettori e per soli due mandati. I costi della politica si possono tagliare, chissà cosa ne pensano dirigenti, manager e tutti gli altri consiglieri e assessori della Regione Molise.